Il mercato europeo di Piacenza è un mercato davvero di sapori, di profumi, di cose meravigliose, di novità. Quest'anno c'è tra l'altro una novità, è praticamente qualcuno che arriva per la prima volta e arriva da Cuba sostanzialmente. Vi avete presente quando a volte noi diciamo la valle più bella del mondo parlando della Valtrebbia? Ecco, questa è una frase che aveva pronunciato Ernest Hemingway parlando appunto della nostra Valtrebbia. E Ernest Hemingway a Cuba invece, dove ha vissuto tantissimo, frequentava un locale che era la Bodeguita. Bene, la Bodeguita la troviamo qui al mercato europeo e c'è Francesco a raccontarci che cosa hanno portato. Ciao Francesco. Ciao, ciao a tutti. Si tratta di un trasporto direttamente da Cuba, di rum, lime, sapori esotici, banane fritte, mojito di vari gusti, ma sempre con il nostro classico rum e il nostro zucchero. Senti, io vedevo appunto mojiteria, no? Questa l'avete chiamata così, dove troviamo diverse anche variazioni. Sì, abbiamo dal classico mojito con il gusto proprio originale, ai tutte le rivisitazioni con tutto il gusto del frutto della passione, il mango, ananas, quindi sapori esotici, ma abbiamo anche degli speciali che possono piacere anche ai più giovani, che sono quelli con dei gusti con foglie di coca energizzanti o canapa rilassanti. Molto bene, vedo tra l'altro che voi poi puntate moltissimo sul Chupito Fuerte e il Cuba Libre, ce li spieghi? Esatto, noi abbiamo un nostro barman che è specializzato in shot e con la sua fantasia riesce a creare qualsiasi tipo di ciupito per ogni esigenza, ma belli forti come piacciono a tutti, diciamo. Ovviamente, allora, chiaramente un po' di beverage, ma c'è anche un po' di food. Allora, ci sono i nostri panini, che sono dei grandi hamburger da 200 grammi con panna artigianali rivisitati con sapori esotici, guacamole, formaggio, banane fritte. E poi abbiamo i nostri corn dog, che sono i fritti americani per eccellenza su stecco. E abbiamo anche il nostro fritto cubano, che è una specialità di pesce fritto, le nachos con la salsa, guacamole, con la cheddar e le banane fritte, che sono le chicharritas. Ecco, e qui mi volevo soffermare perché è l'unico banco dove potete trovare le chicharritas. E sono queste banane praticamente, che sono le banane verdi, no, in pratica, esatto, che vengono utilizzate per friggere, quindi fare proprio come si fanno le patatine, e poi si friggono e sono buonissime. Io le ho mangiate a Cuba, sono veramente favolose. Esatto, sono le platano, che sono direttamente importate, sono difficili da trovare. Noi le sbucciamo, le tagliamo, le friggiamo e le facciamo diventare belle croccanti. Molto bene, senti, un invito allora nella tua lingua ce lo fai o no? Dai, li invitiamo tutti quanti. Vamos, hombre! Ciao, grazie Francesco.